Dottor Ferro, Vita Trentina le ha dato la possibilità di leggere un po' in anteprima la lettera di Monsignor Lauro Tisi. Possiamo chiederle un commento a caldo delle riflessioni che il nostro arcivescovo ha svolto rispetto a questi mesi straordinari che abbiamo vissuto? Lei, da responsabile dirigente sanitario, cosa ha colto in questo testo? Ho colto tutta la vicenda in queste 14 pagine così pregnanti dall'assenza del lievito. Mi è molto piaciuto l'inizio, assenza del lievito e della pasta, il pane, che naturalmente ha un significato straordinario di condivisione per noi cattolici, anche ha un significato ovviamente che va al di là. E poi un testo che ha continuato a rivivere nei vari momenti salienti questa emergenza e adesso tira un po' le fila e ovviamente è una grande spinta a non dimenticare, a far tesoro di quello che abbiamo vissuto e a cercare di tirar fuori la parte migliore di noi, lasciare il superfluo e le cose che poi non danno la felicità e riscoprire quegli elementi semplici e così importanti nella vita di ciascuno di noi, che poi sono il sale della vita e che praticamente ci permettono di migliorare le nostre relazioni personali, perché io penso che un uomo sia felice in base a quanto riesca ad attivarsi, ad attivare le relazioni personali e a spandere attorno amore. Io è quello che dico ai miei figli, cioè la cosa che voi dovete fare ogni giorno, cercare con le persone che incontrate di dare amore. Questo dà significato alla vostra vita e vi fa essere felici. Tutto il resto poi è contorno. Questo titolo, cancelletto, hashtag Noi siamo vulnerabili, che cosa dice ad un medico per il quale la vulnerabilità forse non dovrebbe esistere? Mi dice che devo sempre mettere in discussione le scelte, mettere in discussione il razionale scientifico. La medicina non è una scienza esatta, lo sapevano bene gli antichi greci che non mettevano la filosofia come scienza esatta. Quindi la capacità di ripartire, di non avere certezza, e questo ha anche un grande senso di umiltà su quello che facciamo e su quello che diciamo, perché potrebbe essere smentito il giorno dopo. Io ci tengo sempre in questo periodo di sovraesposizione mediatica eccessiva dal mio punto di vista a dire che sto parlando per la data in cui sto parlando. Oggi è così, domani potrebbe cambiare. Questo è un insegnamento forte, è un segno di vulnerabilità, di umiltà, e la voglia sempre di imparare e di mettermi comunque a disposizione.